stati davvero bravissimi i nostri candidati, e pensate che la maggior parte di loro non aveva neanche mai visto uno sci d'acqua, pensate voi. Ora però, signore e signori, è giunto il momento di dire per la seconda volta stop al televoto. Questo significa che tra pochissimo sapremo il nome dei tre finalisti. Vi dico subito che avete chiamato in molti, anzi in tantissimi. Ora, come presentare un momento di questo tipo? È molto difficile presentare un artista che ha venduto più di 30 milioni di dischi in tutto il mondo. Ultimamente è uscito il suo Live in Italy con una raccolta di brani meravigliosi allo stadio di San Siro a Milano oppure all'Arena di Verona. I suoi concerti sono un evento, pensate, ne ha fatti più di 200 ultimamente in tutti i 5 continenti. È straordinario, è un artista che porta la magia in musica. Signore e signori, qui a Lugano in diretta, Zucchero! Change your heart, look around you, change your heart, where I stand, yeah. I need has got a little sometimes. Everybody's got to know sometimes. Everybody's got to know sometimes. Look around you. Change your heart. Where I stand. I need your loving. Like the sunshine. Everybody, thank you.
Everybody got to learn sometime. Zucchero! Ci mettiamo qua? Come stai? Che piacere. Allora, Everybody got to learn sometime è una vera poesia in musica. Voglio chiederti come mai hai scelto proprio questo brano tra tutti i brani straordinari che hai composto nella tua vita. Beh, questo è un brano degli anni Ottanta che trovo attualissimo, perché ognuno di noi dovrebbe, c'è sempre bisogno di imparare qualcosa, soprattutto solidarietà, e che io ne vedo ben poca in giro, no? Non c'è abbastanza amore in giro, e vorrei che ci fosse più solidarietà, più come si dice, più che stessimo più insieme. Allora, le tue sono parole meravigliose, ma quello che è bello e che ti contraddistingue è che tu, oltre alle parole, leghi i fatti, perché proprio ultimamente con dei tuoi colleghi stai lavorando per l'Abruzzo. Sappiamo della tremenda catastrofe che è successa e voi vi state operando per cambiare le cose. Sì, ci siamo riuniti per la prima volta, è un fatto importante che succede tra gli artisti italiani, sono più di 40 artisti tutti insieme. E abbiamo fatto una canzone che si chiama Domani, appunto, e i proventi andranno ai terremotati, a quelli che hanno... Tramite problemi. La protezione civile, esatto. Avrete una distribuzione. Esatto. Allora ti faccio molti complimenti, anche perché non deve essere facile lavorare in 40, poi 40 grandi artisti. No, poi metterli insieme, sai... È difficile. Cioè... Senti, però ti posso chiedere una cosa. No, perché sei qui, sei a Lugano, è straordinario averti, non posso farti andare via così, sei d'accordo? Se sono d'accordo loro... Siete d'accordo? Senti... Dobbiamo scegliere che cosa fare. Sì, però io... A dire c'è un problema. C'è un problema perché io... Diciamo qual è il problema, diciamolo. Ogni tanto così non mi ricordo le cose. E quindi di come stanno le cose, diciamola tutta. Io pensavo fosse Miss Svizzera, mia mister. Quindi io sono nel posto sbagliato probabilmente, ma però so. Potresti cambiare le cose con un tuo brano, potresti cambiare le cose. Beh, l'unico brano che vedo adatto adesso, visto che è Mister Swiss, sarebbe senza una donna, visto che... Facciamo senza una donna, lo volete senza una donna? No, ma un pezzo. Prego, Zucchero. Signore e signori, in senza una donna, Zucchero. Senza way I spend my mood, baby. Come stai? You've been with him and now you come back later. What's it like? I just sit and watch the ocean by myself, even doing my own cooking. You may have left there now, you're forgiven, but I'm no longer frightened to be living senza una donna. No more pain and no sorrow senza una donna. Allora, No. Ti devo dire che questo pubblico è un pubblico importante, un pubblico che parla tutte le lingue e che apprezza la buona musica. E io so che tu solitamente finisci i tuoi concerti con un brano straordinario. Io non vorrei approfittarne, però siamo qui. È vero, vuoi dire di no? È un brano di Billy Preston. Io la dedico sempre alla fine dei concerti a tutti, perché... Quando si crea l'atmosfera, quando si crea l'energia, il pubblico merita questo ed altro. E questo pubblico lo merita? E questo lo merita sicuramente. Zucchero! So beautiful.
Grazie mille, thank you. Standing ovation. Thank you, Sean. Standing ovation per Zucchero Sugar Fornaciari. Grazie per questi momenti che hai saputo offrirci. Grazie. Straordinari. Grazie. Signori, Zucchero! E grazie ancora a Zucchero, magnifico. Io poi tra l'altro l'avevo intervistato, quindi è una persona molto deliziosa, diciamo.